L'arte è la forma più alta della speranza. Gerhard Richter. Un interessante e unico esperimento nell'ambito dell'arte terapia è stato realizzato nel 1988 a Quarto, in provincia di Genova, dove Claudio Costa diede vita, in collaborazione con il neuropsichiatra Antonio Slavic, al Museo Attivo delle Forme Inconsapevoli, presso l'ex manicomio, in cui l'artista aveva trasferito il proprio atelier dal 1978 al 1993. Negli anni in cui Costa aveva lavorato a Quarto, nell'ambito di uno dei primi concreti e fecondi progetti di arte terapia, furono realizzate centinaia di opere, non soltanto dai pazienti, bensì anche da artisti professionisti italiani e stranieri, senza indicazione di paternità, perché uno dei principi su cui si fondava la poetica del progetto era proprio quello di non separare le creazioni dei pazienti con problemi psicopatologici da quelle di artisti affermati, nella ferma convinzione che siano tutti accomunati dal profondo desiderio di comunicare, di partecipare il proprio universo interiore. Questo progetto di riconversione virtuosa delle malattie mentali si basa sulle capacità comunicative e creative dell'arte come supporto e appoggio per le cure terapeutiche ed è centrale nell'estetica visionaria di Claudio Costa. Tutta la poetica di Tracy Emin si fonda sul potere curativo della creazione artistica. L'arte dà voce alle sue sofferenze personali e si offre come rimedio per superarle. L'universo interiore dell'artista e la vita privata sono fonte di ispirazione per le sue opere. Desideri, umiliazioni, fallimenti e successi privati sono raccontati con uno stile candido e crudo, contemporaneamente tragico e poetico. Ogni sua opera può essere considerata un autoritratto dal carattere intensamente confessionale, memorie che affiorano sulla superficie con un intento catartico e curativo. L'arte, un linguaggio universale per rinascere.